E quindi per, diciamo, realizzare tutto questo, questa anche, chiamiamola user experience, che tipo di competenze ricercate o che tipo di figure professionali ricercate? Ma guarda, le figure professionali in questo campo, dove oggi ormai l'informatica di fatto è semplice comprarla in maniera verticale, ok? Quindi io ho qualche fornitore che mi fa verticalmente delle cose, molto più affidabile. Chiaramente all'interno dell'azienda ci devono essere delle figure che sono cardine, che sono i PM, chiaramente, cioè coloro che conoscono il progetto e di fatto fanno da persone a, diciamo, da PM sul progetto. Questi PM non devono essere, dal mio punto di vista, PM solo PM, ma devono essere persone che hanno un ruolo aziendale anche lavorativo, perché sennò ti estrae troppo e diventi di fatto può farlo il fornitore, il PM, no? Se non conosce se è quello che realmente. Questo è un errore che si fa molto spesso, cioè si prendono persone che poi non lavorano, cioè non si sporcano le mani, di fatto. E quindi queste sono persone che devono avere chiaramente un ruolo all'interno dell'azienda, o sul catalogo, o sulla gestione, diciamo, del customer, piuttosto che, ma che in maniera evoluta sono capetti, capi e capetti, che fanno il mestiere del PM oltre al ruolo principale. Le figure che noi Perfetto. oggi cerchiamo sostanzialmente, le più importanti, che sono le più difficili da trovare, sono le persone che si chiamano, io definisco come catalog manager, cioè colui che gestisce il catalogo. È una Ok. figura strana, non è un informatico, non è marketing, ma sta in mezzo, cade metà. Se non è un informatico non può fare catalog manager, ok, con il PIM, non il PIM, CSV, importi, perché la roba arriva con un API, con un PDF o con un Excel, tutto incasinato, perché anche nell'occhialeria purtroppo i cataloghi non sono tutti di Luxottica, quindi ci sono delle piccole aziende, devi fotografarti la roba, devi gestirli, non mettono i codici a barre, siamo a questo livello, quindi il catalog è fondamentale. Queste sono le persone. Di fatto queste persone che sono catalog manager nella nostra azienda lavorano. E sono le persone che faccio più fatica a trovare perché poi vanno via quando le formi, anche se le paghi bene, e di fatto hanno sotto delle persone più o meno, noi utilizziamo anche noi piattaforme come Upwork e quant'altro, di persone che fanno data entry, perché il data entry di fatto è un mestiere che fatto fare all'italiano che si siede in ufficio si fa molta fatica, invece su queste piattaforme si trovano. Quindi di fatto è un catalog manager PM, perché gestisce il catalogo, ma gestisce le persone, gestisce il progetto, si fa piccoli sviluppi e si fa cose. Quindi questa è la persona, dal mio punto di vista, più importante e più difficile, diciamo, da formare. Sì. Una seconda importantissima attività è proprio quella del customer service, CRM, cioè pre-sales, principalmente pre-sales. Per me customer service e pre-sales e post-sales sono un po' la stessa cosa, cioè non possono essere divise, nel senso che non puoi fare solo, devi fare anche il buono, non solo il cattivo, no? Nel senso che se sei una persona che è al customer, che risolve un problema, un cliente che ha avuto un problema, fa anche pre-sales, cioè casomai fa una vendita, quindi di fatto è la persona che fa customer, che fa CRM, che fa customer, e che deve conoscere il prodotto, quindi deve diventare responsabile di prodotto via mail, deve sapere le lingue. Noi, come diciamo, facciamo solo il 12% in Italia di e-commerce, il resto è fuori dall'Italia, quindi Certo. l'italiano praticamente non lo si usa più. Io sono un po' ignorantello, sono di un'altra generazione, quindi vedo che questi ragazzi madrelingua, piuttosto che, cioè, hanno comunque le lingue ormai con una semplicità rispetto a mio figlio, lavora in Spagna, in America, in giro, quindi quando parla dice, cioè non so mai in quale lingua penso, quando mi dice così e mi fa capire. Sono cittadini del mondo a tutti gli effetti. Esattamente, sì, lui è un digital nomad, si definisce, Sì. lavora per Berlusconi.
non lo voglio in azienda, prende troppi soldi. Di fatto. E quindi queste sono, diciamo, le figure fondamentali, perché il marketing si compra, lo sviluppo si compra, tutto si compra, ma la figura che conosce il prodotto e che conosce il cliente, che conosce l'azienda internamente, queste sono figure che non si comprano.